No, non ci credo! Hai fatto benzina al posto del gasolio. Prima però di darti qualche consiglio su come gestire questo inconveniente, lascia che ti spieghi le due proprietà tra benzina e gasolio. La benzina, a differenza del gasolio, per entrare in combustione ha bisogno di una pressione più bassa e una temperatura più bassa. In più ha bisogno della scintilla della nostra candela, ma se portata a un'elevata pressione e un'elevata temperatura, questa ha la capacità di entrare comunque in combustione. In più la nostra benzina non è autolubrificante, cioè all'interno non ha tracce d'olio che mantengono lubrificato il nostro sistema di iniezione e ancor di più i componenti meccanici. A differenza, il diesel invece ha bisogno di un'elevata pressione, quindi il pistone, il rapporto di compressione rispetto al benzina è decisamente più alta. Per entrare in combustione ha bisogno di un punto caldo, la nostra candeletta, e una temperatura per entrare in combustione decisamente più alta. In più, come ti dicevo, il gasolio ha proprietà lubrificanti che aiutano a tenere lubrificati pompa del gasolio e iniettori. Calcola che le nuove pompe del gasolio e i nuovi iniettori arrivano anche a funzionare con una pressione del gasolio fino a 2500 bar, da cui puoi immaginare quanto è importante avere un lubrificante all'interno del nostro gasolio, cioè quanto è importante che il gasolio abbia le proprietà lubrificanti. Quindi da qui vien da sé che se per sbaglio hai messo dentro della benzina nel serbatoio gasolio di un motore diesel, vien da sé che la benzina presente nel gasolio va a sciogliere questo lubrificante che, non avendo più le proprietà di lubrificazione, farà lavorare la pompa e gli iniettori a secco, che ahimè questi ultimi, con le grosse sollecitazioni dei nuovi motori diesel, tendono a rovinarsi, tendono a usurarsi precocemente. Addirittura il rischio è quello di generare dei grippaggi. Ma non è tutto, non è un problema solo di iniezione. Il rischio qual è? Che la benzina, proprio perché si accende anche ad un'elevata pressione che il motore diesel ha e un'elevata temperatura che il motore diesel ha, il rischio è quello di andare in autocombustione con grossissimi danni, arrivando anche alla rottura del motore stesso, rischiando anche di fare dei veri e propri buchi nel nostro pistone. Quindi, se ti capita di fare benzina nel motore diesel, attenzione, non metterla in moto, ma non girare neanche la chiave. Perché? Perché nel momento in cui giri la chiave, la pompa elettrica che è nel serbatoio entra subito in funzione e manda tutto il nostro carburante nell'impianto di alimentazione. Se te ne accorgi e non l'hai ancora accesa, non mettere la moto, metti in folle, la sposti in una zona dove non dà fastidio e chiama subito il tuo meccanico e il carattrezzi, così da poterla portare in officina per svuotare tutto l'impianto di alimentazione. Al contrario, se hai fatto gasolio nella benzina, che per quanto è un pochino complesso, perché la pompa del gasolio è decisamente più grande rispetto alla bocchetta della nostra benzina, quindi è difficile farla entrare, ma se anche per caso lo hai fatto, il rischio è decisamente inferiore. Se te ne sei accorto che hai versato 1 o 2 litri di gasolio all'interno del nostro serbatoio, non ti preoccupare. Fai subito il pieno di benzina, in modo tale che puoi diluire molto quello che è gasolio presente nel nostro serbatoio benzina. 1 o 2 litri su 50-70 litri che contiene il serbatoio non è un grosso problema. Se ne hai fatti di più, attenzione, il pericolo è decisamente inferiore rispetto al contrario. Ma qual è il rischio? Che comunque il motore si imbratti d'olio, tende a fumare, così anche il catalizzatore viene rovinato. Se hai fatto di più e senti che il motore non gira bene, spegni immediatamente il motore, chiama il tuo meccanico e, come per la benzina nel gasolio, fai pulire tutto l'impianto.
Spero con questo video di esserti stato d'aiuto ancora una volta e perché no, like e condividi come sempre. E attenzione a prendere la pompa corretta. Ciao e alla prossima, Demonele Sabatino, sperando che questo mal di gola mi passi il prima possibile. Ciao!